Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Francesca e nel video di oggi parleremo delle uscite editoriali del 2023 che mi piacerebbe recuperare. Mi scuso innanzitutto per la voce, sono perennemente raffreddata ultimamente, se dovrò tossire o starnutire, mi scuso già in anticipo. Uscita editoriale 2023, ma quanto è difficile stare dietro alle novità editoriali? Per me è praticamente impossibile. Lo scorso anno ne sono uscite molte che mi interessano e adesso faremo una bella carrellata. Prendetevi come me qualcosa da bere o da mangiare perché ci vorrà un bel po'. Cercherò comunque di essere breve. Allora, il primo libro che mi piacerebbe recuperare è nell'ultimo periodo Sulla bocca di tutti. Data anche l'uscita del film di recente al cinema, no, tutti non fanno altro che parlare di Povere creature di Alasdair Gray. Un libro che sta facendo dividere, soprattutto adesso dopo l'uscita del film, sono tutti a discutere sul fatto che sia meglio il libro o il film, di quanto il film si discosti dal libro e sinceramente il mio interesse, che già c'era appena uscito, adesso è proprio alle stelle, quindi penso che sarà uno dei primi recuperi che farò. È un libro che tratta di una nuova Frankenstein in versione femminile, che però, appunto, come donna inizia il suo processo di emancipazione. Molti lo hanno infatti definito un libro molto femminista e, soprattutto, la protagonista Bella Baxter ha proprio una voce, fresca, interessante, è curiosa. Legge molti libri, quindi proprio è il suo processo di emancipazione. Una donna nata dall'unione di un cadavere o dalla rimessa in vita di un cadavere, una cosa così, insomma, una nuova Frankenstein. Chiaramente il libro è molto di più di quello che vi sto dicendo in poche parole, per cui non vedo l'ora di recuperarlo. Altro libro che vorrei recuperare prima possibile è L'impostore di Zadie Smith. Funziona! Ho finalmente finito di leggere I denti bianchi di Zadie Smith, quindi non vedo l'ora di iniziare a recuperare altro di questa scrittrice. I denti bianchi è un libro favoloso, veramente fantastico. Siamo a febbraio, non importa, è già il libro più bello dell'anno. E quindi sono curiosa anche di approcciarmi a questa nuova sua uscita, di cui ho sentito parlare soltanto bene. È la storia di un processo realmente accaduto in Inghilterra nel 1800, dove appunto un ex schiavo si spaccia per parente per cugino, credo, di un ricco borghese per poter ricevere parte dell'eredità o l'eredità. Anche qui è poi tutta l'ambientazione vittoriana, è presente anche Charles Dickens come personaggio, la protagonista femminile che poi narra, scrivendo appunto, scrive un libro su questa vicenda, è sicuramente molto interessante. Ne ho sentito parlare molto bene dalle ragazze di Comodino, il post dei libri del post, scusate ogni volta, per me è uno scioglilingua. E quindi anche questo sarà tra le mie priorità nei recuperi. Altro libro che mi interessa molto e che tutti hanno definito proprio un libro coccola, e io raramente compro dei libri da definirsi così, quindi potrebbe essere una buona occasione per farlo, è Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow di Gabriel Zevin. La storia di amicizia, d'amore e di crescita di tre amici che creano videogiochi. Quindi si torna negli anni 90, i miei anni, quindi sarà un bel passo, un bel tuffo nel passato tra videogiochi, amore, amicizia e sogno americano. Quindi anche questa è una storia che mi interessa molto. L'altro libro che mi piacerebbe recuperare, che ho visto abbastanza poco nel Bookstagram e su YouTube, è The Transition Baby di Torrey Pieters. La storia di una donna transgender
che si ritrova piena di dubbi sul suo percorso, sulla sua femminilità, sul mondo che vive e si è in quel momento dove è difficile sia andare avanti che tornare indietro. Lo trovo molto interessante da questo punto di vista. Anche questo spero di recuperarlo presto. Altri libri, tre libri in particolare, che secondo me sono interessanti, ma che ho visto praticamente per niente in giro, sono Con i denti di Kristen Arnett, una storia anche in questo caso arcobaleno, perché parliamo di una famiglia composta da due donne sposate. Una delle quali ha un figlio un po' problematico che le dà appunto preoccupazioni con il quale non riesce a instaurare un rapporto. Crescendo questo figlio gli darà ancora più problemi e piano piano il rapporto con la moglie si sgretolerà. È un punto di vista quindi diverso sulla famiglia, su quanto è complicato tenere insieme una famiglia, crescere i figli. E di famiglia arcobaleno o comunque di rapporti omosessuali leggo sempre pochissimo e quindi sono appunto curiosa di leggerlo. È edito Bollati Boringhieri. Altro libro invece è Pizza Girl di Jane Frizier. La storia racconta di una 18enne incinta che vive con la madre coreana e il fidanzato americano che li odia e odia tutti. Un giorno incontra una signora con un figlio di 8 anni e non so per quale meccanismo sta di fatto che diventano amiche, per cui il libro poi racconterà la storia di questa amicizia abbastanza strana. È scritto in maniera molto ironica, affronta sicuramente tematiche interessanti, importanti, ma sembra appunto una lettura molto fresca, molto nuova, che raramente faccio. L'altro libro, infine, che ho visto un'unica volta, di cui ho sentito parlare una sola volta da Serafina, Storie di Sera, seguitela se non la conoscete sia qui su YouTube che su Instagram, è il libro I donatori di sonno di Karen Russell, un thriller fantascientifico perché siamo in America e c'è una epidemia di insonnia, un'epidemia di insonnia molto grave, tanto che la gente muore. E quindi la storia di come riuscire a superare, a risolvere questa epidemia e ci sono alcune persone che appunto donano il sonno. Ora, non sono entrata bene nel dettaglio, sapete che io raramente leggo le trame nel minimi dettagli e Serafina appunto ne ha parlato in un vlog, in un reading vlog e se non ricordo male le era piaciuto. Diciamo che questi sono i libri che vorrei davvero recuperare, anche perché altri tre che mi interessano altrettanto li ho già comprati durante le mie vacanze di Natale e sono l'ultimo libro di Paul Auster, Baumgartner, è la storia di quest'uomo, Seymour Baumgartner, che a 70 anni si ritrova ad affrontare la vita da solo dopo la morte della moglie. È un libro che tutti hanno definito toccante, emozionante, forse l'eredità letteraria di Paul Auster e io sono una grande fan di Paul Auster. Non ho letto tutto, ho letto qualcosina e prima di approcciarmi a quest'ultimo libro vorrei leggere ancora qualcos'altro. L'ho comunque comprato perché, insomma, mi piaceva averlo in libreria, chissà mai che poi invece lo legga prima di altro, però ecco, l'idea sarebbe prima leggere ancora qualcosina e poi affrontare questa lettura. Mi piacerebbe per esempio leggere Diario d'inverno, ma anche Sunset Park che ho in libreria e L'invenzione della solitudine. Il suo primo libro di memorie, dove racconta in una prima parte il lutto per il padre e nell'altra la sua visione, del mondo. Quindi, prima di approcciarmi al suo ultimo romanzo, vorrei, conoscerlo meglio come anche uomo. Ecco, questi sono i libri che, vorrei recuperare prima di leggere Baumgartner. Altro libro che ho già comprato
comprato, che appunto è un po' la tradizione comprare l'ultimo libro di Donato Carrisi intorno a Natale. Lui fa sempre uscire i suoi libri tra novembre e dicembre, quindi comprarli nel periodo natalizio è diventato un po' una tradizione. L'educazione delle farfalle è il suo ultimo romanzo. Le pare che si discosti molto dalla sua produzione precedente. Non si tratta infatti di un thriller, ma di un romanzo. Ha sempre, da quello che ho sentito, ha sempre le caratteristiche della sua scrittura, quindi i colpi di scena, la chiusura a effetto del capitolo, però non è proprio un thriller. Diciamo che ormai ci siamo abituati, perché già con la trilogia delle case, con il protagonista Petru Gerber, diciamo che di thriller c'è ben poco, e quindi sono comunque sempre molto curiosa di leggere Carrisi, che è uno dei miei scrittori preferiti italiani. Altro grande mio scrittore preferito è Ian McEwan, e non potevo non recuperare il suo ultimo libro, Lezioni. Un libro epico, perché raccontando la storia di un uomo qualunque, racconta un po' la storia di tutto il XX secolo, arrivando fino ai nostri giorni, fino addirittura all'epidemia di Covid. Non sarà un libro facile da leggere, un libro sicuramente molto denso, con tanti avvenimenti, però Ian McEwan a me piace tantissimo, lo sapete, è uno dei miei scrittori preferiti. Ho già letto qualcosa, oltre al suo capolavoro che è Espiazione, ho già letto qualche altro libro minore si fa per dire, e quindi sono curiosa adesso di affrontare anche questa sua nuova produzione. Ok, finiti i miei acquisti, cosa resta di interessante uscito nel 2023? Sicuramente Le schegge, ormai sulla bocca di tutti. Non credo che lo comprerò, almeno non subito, non è tra le mie priorità, proprio perché ancora sono sono rimasta completamente sotto con American Psycho, e non ho voglia di addentrarmi in altre descrizioni così macabre e violente e puntuali dell'assassini o dei stupri o di quant'altro, e non è proprio il momento questo. Sta di fatto che di Bret Easton Ellis sarei curiosa di leggere altro, probabilmente mi piacerebbe iniziare da qualcosa di precedente, come Meno di Zero o Lunar Park, che poi ritornano anche in Le schegge, quindi credo che prima di affrontare Le schegge recupererò qualcosa di più di antecedente nella produzione di Bret Easton Ellis. Lo stesso vale per Olga Tokarczuk. Di Olga Tokarczuk non ho mai letto niente, premio Nobel per la letteratura, quindi sarei molto curiosa di leggerla. Spero quest'anno di poter leggere qualcosa di lei. Sicuramente quindi i libri di Jacob non sono tra le mie priorità, anche perché è un bel mattonazzo, non so, forse più di 1000 pagine. Quindi no, non credo. Lo stesso discorso vale anche per la duologia di McCarthy, Il passeggero e Stella Maris. Il passeggero, tra l'altro, avevo pensato di comprarlo, perché sembrava, dalle poche righe con cui lo descrivono, sembrava molto accattivante. Un sommozzatore che ritrova un aereo in cui manca un passeggero. Sta di fatto che però poi, sentendo le varie recensioni, è un libro che si discosta molto poi da questo avvenimento. È un libro molto nozionistico, ci sono molti termini scientifici, non è nemmeno molto semplice da seguire e da capire, quindi penso che affronterò McCarthy con qualcos'altro. Di lui ho già letto sulla strada, e vorrei invece leggere la trilogia della frontiera, che è sicuramente più accessibile e il suo capolavoro. L'altro libro che invece vorrei recuperare, e questo mi incuriosisce molto, è Passeggiare la notte di Leila Motley. L'autrice è giovanissima, non 16-18 anni, è il suo esordio e ha sconvolto l'America. È una storia dai toni molto forti, da come un feroce atto d'accusa contro le ingiustizie, perché la protagonista del libro
vive in una comunità, dato che la madre è tossicodipendente e ha 17 anni e non ha mai vissuto una vita normale, data appunto le problematiche della madre. Per accudire il fratello è costretta a prostituirsi. Quindi è un libro che denuncia gra le grandi problematiche che si sono in America nascoste dallo scintillio dei soldi, della ricchezza e dal mito del sogno americano. In realtà molte persone soffrono. Verrà poi coinvolta in un brutto caso con la polizia, finendo quindi in un abisso di problemi, disperazione e quant'altro. È uscito poi anche Vertigine, l'ultimo thriller di T. Frank Tillie. Sapete che ormai siamo ottimi amici, ma aspetterò chiaramente a leggerlo perché voglio prima finire la specie di trilogia che inizia con il manoscritto. Ho già infatti la mia copia di C'era due volte che mi è stata regalata per Natale e conto di sconvolgere tutte le TBR prossime per inserircela. L'ultimo libro che mi interessa, finisco qui questa carrellata, lo giuro, è Resisti cuore di Alessandro Davenia. Non ho mai letto niente di questo scrittore. Ma questo libro mi interessa perché tratta dell'Odissea. Sapete che io proprio a fine 2023 ho letto un'Odissea di Daniel Mendelsohn che mi è piaciuto tantissimo e sarei curiosa di leggere come viene invece interpretata o narrata l'analisi di Davenia, quindi fatta da un italiano, perché chiaramente nel libro di Mendelssohn, essendo un libro di memoria in cui viene raccontato il suo rapporto col padre, prendendo poi spunto per analizzare l'Odissea, c'è molto della cultura statunitense. E mi piacerebbe vedere come invece ha affrontato l'analisi letteraria dell'Odissea Davenia, se anche lui ha messo parte della sua storia personale o parte del nostro paese, insomma della nostra cultura italiana. Non è chiaramente tra le mie priorità, anche perché ho visto in libreria che costa più di 20 euro, quindi insomma ha un costo notevole. Però chissà mai, sarei curiosa appunto di fare un paragone. Visto che poi di base il messaggio probabilmente è lo stesso, quindi analizzare l'Odissea e farla conoscere in maniera divulgativa ai lettori, mi piacerebbe appunto fare un confronto come viene stato fatto da uno studioso americano e da come viene fatto da un professore italiano. Ma come vi dicevo, non è tra le mie priorità. Ne avrò sicuramente dimenticato qualcuno. Ma come vedete sono un bel po'. Sono più dei libri che dovrei leggere quest'anno per recuperare un po', per fare un po' di recupero dalla libreria dei libri non letti. Vedremo se comprarli tutti o no. Ho già questi tre qui a disposizione. Sta di fatto che prima o poi mi piacerebbe recuperarli. Sicuramente sono segnati, sono lì pronti, segnati e alla prima occasione li comprerò. Fatemi sapere anche voi se vi interessa alcuni di questi libri che ho citato, se li avete magari già letti, fatemi sapere cosa ne avete pensato e soprattutto quali sono i libri che vorrete recuperare, non necessariamente del 2023 perché i libri da recuperare a voglia te quanti ce n'è anche negli anni passati. Io mi sono fermata al 2023 perché altrimenti sarebbe stato un video interminabile. Pensavo di fare un video simile anche per le nuove uscite invece del 2024, ce ne sono già alcune che mi interessano, quindi state pronti perché arriverà anche un video sulle uscite del 2024. Per oggi intanto è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!